di approfondimento, un po' su cui ci soffermeremo oggi, è questa idea di agenda digitale, adempimento, perché ce lo chiede la programmazione europea, la programmazione nazionale, oppure un'opportunità. Questo è un po' il tema principale dell'incontro di oggi. Parallelamente, vediamo se riusciamo anche a spostare la slide. Ecco qua, l'agenda verrà composta anche da altri due aspetti. Ci focalizzeremo sull'agenda digitale europea e quindi cercheremo di entrare un po' più nel dettaglio delle specificità e degli obiettivi che l'agenda digitale europea del 2010 dà al 2020 e negli anni intermedi. E poi faremo un focus sul DESI, sull'indicatore sintetico promosso dall'agenda a livello europeo, che ci permette in qualche modo di monitorare lo stato di avanzamento dell'agenda digitale nei prossimi, da qui, da quando è stata pianificata a livello europeo e poi nelle ricadute dei singoli stati fino al 2020 e anche oltre. Se avete domande, ripeto quello che ha detto Mary prima, l'obiettivo è quello di nonostante la distanza, di lavorare anche sull'interattività e in qualche modo di rendere questa ora, seppur diciamo di distanza, un po' più proficuo. Se avete quindi già letto anche il primo modo, avete già studiato il primo modo e avete delle questioni che volete approfondire, ovviamente sono qui a disposizione. Perché dobbiamo e siamo qui a parlare, a riflettere di agenda digitale? È vero che c'è una programmazione europea in cui i documenti di agenda digitale sono considerati condizionalità ex ante, sia per quanto riguarda la programmazione FESR che FEASR, come per quanto riguarda la programmazione unitaria. Ma in realtà il tema su cui vorrei riflettere con voi è che il digitale è diventato pervasivo, sta diventando pervasivo, fa parte integrante della nostra società, della nostra economia. Aggiungerei nel bene o nel male, nel senso con degli aspetti positivi e degli aspetti negativi che poi cercheremo di vedere assieme. E quindi parlare di agenda digitale non è solo un adempimento, un obbligo per poter accedere a risorse nazionali, internazionali, a risorse europee per guidare meglio la nostra attività di programmazione, è anche una necessità per governare il futuro dei nostri territori. Questa è un po' la sfida di questo webinar. Cercare di ragionare assieme perché è in qualche modo importante quindi governare questo fenomeno o quantomeno darsi una serie di strumenti per comprenderlo e regolarlo. Partirei subito con questo primo video che chiedo a Gianluca se riesce a far partire, che dico non è una pubblicità di Amazon, ma è l'idea di che cosa sta arrivando nel digitale ed è uno dei tanti esempi. Grazie Gianluca. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? If you could walk into We a store. used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very bene. E qualcuno forse, anch'io ho avuto dei problemi nel visualizzare il video che poi si era bloccato ma poi è ripartito, ma questo video mette in evidenza
La cosa forse più preoccupante che teniamo magari a evidenziare subito è che non c'era nessuno alla cassa, no? Io entro in questo negozio, scelgo i miei prodotti che metto nel mio carrello e poi esco, passo col mio smartphone alla cassa e automaticamente mi si viene addebitato tutto quello che ho comprato. C'è ovviamente un insieme di tecnologie alla base di questo modello chiamiamolo di shop 2.0, basate su una serie di telecamere che rilevano i movimenti, di una serie di strumenti di intelligenza artificiale che ci permettono di capire effettivamente l'intenzione di una persona e effettivamente se prende o non prende lo strumento, da serie ovviamente di tecnologie wifi che supportano la connettività. E tutto questo ovviamente è integrato dentro un sistema di analisi dei dati in cui in questo caso il gestore dello store Amazon, che ovviamente che come ben sapete sta diventando un leader importante di questo nuovo paradigma digitale, gestisce per fornire servizi ma anche per in qualche modo controllare tutte le nostre attività. Ecco. Questo è il digitale, questo è un digitale di video così che ci possono sorprendere in rete, ormai ne troviamo tantissimi, dall'auto che si guida da sola, dagli strumenti di intelligenza artificiale che vengono utilizzati all'ospedale di New York per aiutare i medici, gli oncologi a prevenire e a capire effettivamente la predisposizione di alcuni pazienti per il cancro, piuttosto che a strumenti più banali di intelligenza artificiale come gli assistenti virtuali, tra i più famosi, magari conoscete un altro prodotto di Amazon, Echo, che potete trovare anche questo video online, che vi permette in qualche modo installandolo a casa di gestire una serie di attività sulla vostra casa, sulla vostra domotica e così via. Questo è un digitale pervasivo che sta entrando quotidianamente nella nostra vita e non solo nella vita dei paesi occidentali, puoi vedere, ma in realtà un po' tutti i paesi, ed è, ahimè, un digitale pervasivo perché tecnicamente è un digitale anche low cost, che non costa tantissimo. Ormai gli strumenti e le opportunità a cui possiamo accedere attraverso il nostro smartphone sono veramente infiniti. Quindi c'è un trend tecnologico in fortissimo cambiamento che ci sta coinvolgendo, che ci sta in qualche modo, che riguarda, è vero che noi diciamo sempre che riguarda i più giovani, ma in realtà io la chiamo una grande onda che si sta avvicinando, che in qualche modo dobbiamo in qualche modo, non dico pilotare, perché sono forse queste onde in questo momento sono più grandi anche della dimensione dei singoli stati per fatturare o quant'altro, ma dobbiamo in qualche modo surfare, governare, capire dove sta andando. In questo scenario proviamo a vedere alcuni numeri. Su 7 miliardi di persone nel mondo, 7,5 miliardi, potete vedere questa slide successiva, circa il 50% ha una connessione a internet e le percentuali di crescita di questa percentuale sono estremamente importanti. Quindi è un fenomeno di connettività, di connessione al mondo digitale che non riguarda soltanto i paesi occidentali, vedremo che anche un paese in via, anche i paesi in via di sviluppo, ovviamente percorrendo strade molto più originali, stanno entrando in questo mondo del digitale. Gli utenti attivi sui social media sono circa 3 milioni e quello che mi preme sottolinearvi è in parte il numero che sta anche a fianco, no? Gli utenti che hanno un accesso mobile sono circa 4 miliardi e 9, sono quasi 5 miliardi di persone con accesso mobile attraverso smartphone, di cui 2 miliardi e mezzo hanno accesso ai social media. Stiamo parlando dello smartphone, dell'accesso attraverso mobile, come della nuova frontiera, o comunque di una frontiera sempre più pervasiva e passatemi il termine popolare, nel senso di ampio utilizzo, che vedono il digitale uno degli elementi fondamentali. Una recente ricerca che è uscita proprio 10 giorni fa, mette in evidenza come noi occidentali, in particolare era una ricerca sull'Europa, usiamo il nostro cellulare per circa 2600 volte al giorno, che sono tantissimo. Quindi il cellulare è diventato ormai una protesi da cui facciamo fatica a staccarcene.
con tutti ovviamente i limiti e i rischi di questo utilizzo così intensivo, e dal quale vogliamo sempre di più accedere a un mondo di servizi. I tassi di crescita di questo mondo digitale sono tassi di crescita che ovviamente che non vediamo tanto in altri settori. Se vedete, a parte il 10% degli utenti in più ogni anno che si collegano a internet, ma se vedete anche il più 21% degli utenti attivi sui social media, è un numero estremamente interessante, o il più 30% degli utenti che accedono ai social media attraverso strumenti mobile. Stiamo parlando quindi di un paradigma del digitale pervasivo che vede nel smartphone, in particolare nel mobile, un mondo, il canale, in questo caso la canalità, la chiamano gli esperti, preferita per accedere. In questo scenario spesso non riusciamo mai a mettere a fuoco dei numeri di intensità di utilizzo. Questa chart che probabilmente avete già visto, in maniera magari forse un po' così simbolica, fa però capire che cosa succede in 60 secondi di internet. Sono numeri che, visti complessivamente, fanno effettivamente impressione. In 60 secondi, questi sono dati 2017, tra poco usciranno i dati aggiornati 2018, 4,1 milioni di utenti guardano video su YouTube, piuttosto che abbiamo 900.000 login su Facebook, piuttosto che 3,5 milioni di ricerche su Netflix. Numeri di un'intensità di utilizzo sempre maggiore, che ovviamente è frutto anche del fatto che questo digitale, come lo dicevamo prima, sta cambiando anche modalità e modi di vivere delle persone. Non è solo un cambiamento che riguarda l'economia o la pubblica amministrazione, ma sta entrando in maniera pervasiva anche nei comportamenti quotidiani dei nostri familiari, dei nostri amici, delle persone che ci circondano. Come dicevamo prima, ovviamente questo ha delle dinamiche che possiamo in qualche modo considerare positive in alcuni contesti e delle dinamiche meno positive che ovviamente poi cercheremo anche di mettere a fuoco. Anche questa chart ovviamente fa vedere poi, e poi passiamo a un altro argomento, superando un po' questa dinamica dei numeri, come quali sono i social media più attivi? Sembra di no, ma quello che riscontra maggior successo, in particolar modo, sapete, meglio tra i giovani, è YouTube, poi abbiamo Facebook, poi abbiamo tutti gli strumenti di Messenger, in particolare WhatsApp e lo strumento di chat di Messenger. Quindi questi spazi sono spazi che, sempre in maniera più intensa, rientrano nella quotidianità. Tutti noi abbiamo magari dei figli. Sappiamo cosa vuol dire la gestione di un gruppo WhatsApp per lo sport dei figli, piuttosto che per la scuola dei figli. Spesso un abuso anche di questi strumenti, però sono diventati strumenti di coordinamento, comunicazione, condivisione estremamente veloci e pervasivi, nel senso è difficile non avere qualcuno che in qualche modo non abbia questi strumenti con cui condividere foto, immagini, contenuti che produco velocissimamente oppure che scarico dalla rete. In questo scenario quindi di utilizzo sempre più intensivo, lo dicevamo prima, che quindi riguarda non solo i paesi occidentali, non solo i giovani, perché poi vedremo che questi dati interessano anche i cosiddetti diversamente giovani, stanno cambiando e si sono in qualche modo si stanno offrendo anche tutto un nuovo mondo di servizi. Queste immagini un po' evocative me ne fanno vedere alcune. Quelli più scontati sono ovviamente i servizi collegati al mondo, passatemi termini, dell'informatica. Il cambiamento del paradigma nel settore informatico, per cui da un modello di informatica tradizionale, per cui io mi compro un computer, ci metto delle licenze di produttività individuale per scrivere, per lavorare, per fare il calcolo. Adesso siamo passati a un mondo di informatica distribuita, basata sul concetto di cloud computing, per cui basta avere una connessione a internet, io troverò in rete tutte le risorse che posso in qualche modo utilizzare per lavorare, da strumenti banali di produttività individuale,
individuale, come diciamo prima, per scrivere un documento, fare una presentazione come oggi, a strumenti anche molto più complessi che possono riguardare la gestione delle aziende, la gestione di filiere produttive, strumenti anche di coordinamento condiviso, come magari anche strumenti di lavoro tra persone. In questo scenario, ovviamente, diciamo prima, l'informatica è stato il primo settore che ha subito cambiamenti radicali, ma non è stato l'unico. Pensate a tutto il tema, ve ne cito un altro che ha una ripercussione altissima, quello dei videogiochi. Il settore dei videogiochi è uno di quei settori il cui modello di business è completamente cambiato attraverso la diffusione del digitale, in particolare di internet. Se per caso avete esperienza diretta o indiretta degli strumenti, la PlayStation, sapete benissimo che ormai il modello di business degli operatori non è più solo vendervi una console e permettervi di magari comprarvi dei dischi da inserire nella console per giocare in remoto da soli a casa propria, ma in realtà il vero modello di business sta nel pagare un abbonamento continuativo e connettersi con gli altri per fare partite in rete, no? Il gioco online. Questo è un cambiamento molto importante perché in questo caso le opportunità del digitale, come dicevamo prima, hanno permesso agli operatori del settore del gaming di cambiare completamente il proprio modello di business. Poi potremmo parlare di tutto il tema della sanità digitale, dalla semplice ma non mai scontata possibilità di scaricarsi i referti, fino alla possibilità delle diagnosi a distanza, fino alla possibilità di avere il proprio fascicolo sanitario elettronico sempre a disposizione con un clic anche nei nostri viaggi internazionali, piuttosto dalla possibilità di telelavorare. Adesso questa non si usa poco la parola telelavoro, si parla molto più spesso di smart working, quindi di coniugare esigenze e bisogni familiari con le esigenze e opportunità di lavoro, dalla videosorveglianza e quant'altro. Quindi il digitale non sta cambiando soltanto i comportamenti delle persone, sta cambiando anche il mondo dei servizi che stanno attorno a noi. Alcuni settori in modo molto più rapido, alcuni settori in modo molto più lento. Alcuni settori, come dicevamo prima, in modo molto più veloce, creando quello che spesso voi sentite, un'innovazione disruptive. Un'innovazione in qualche modo dirompente. Vorrei con voi un parte soffermarmi su questa idea di innovazione dirompente, perché spesso noi pensiamo che l'innovazione dirompente sia un'innovazione tecnologica. In realtà, partendo dalla definizione tecnica e teorica di questo modello, vedrete che non si parla solo di un'innovazione tecnica in senso stretto, ma molto più spesso di innovazioni di modello di business. Leggo con voi solo per poi commentare assieme a voi. I mutamenti tecnologici disruptive, capaci di danneggiare in modo considerevole le aziende consolidate, non sono solitamente particolarmente innovativi o complessi da un punto di vista tecnologico e possiedono due importanti caratteristiche. Presentano una serie di attributi che inizialmente non sono stati valutati dai clienti esistenti e evolvono in modo talmente rapido da invadere i mercati consolidati. Quindi, per innovazione disruptive, non si tratta di un'innovazione tecnologica radicale, così innovativa, ma nel fatto di in realtà di generare un cambiamento profondo in un settore consolidato, fornendo servizi e opportunità che prima non erano previsti. In questo elenco del 2015, ma sicuramente ancora aggiornato, vedete alcune di queste innovazioni disruptive, alcuni più famosi, alcuni meno. Il primo Uber, l'operatore, chiamiamolo innovativo nel settore della mobilità personale, che permette di fatto a singole persone di dedicare parte del proprio tempo al trasporto. No? Non so se avete mai usato Uber, c'è la possibilità attraverso un'app di verificare la disponibilità attorno al proprio ambito geolocalizzato dove uno si trova, di vedere se c'è qualcuno che può darti un passaggio. Ovviamente Uber certifica le automobili, certifica i guidatori e quant'altro, però hanno creato effettivamente un modello di business estremamente innovativo, pensando di poter usare in questo caso una risorsa parzialmente satura, che erano le automobili di qualcuno che magari durante il giorno fa un altro lavoro e che il pomeriggio decide di integrare. Modello partito dagli Stati Uniti, diffuso velocissimamente in tempi veramente estremamente ridotti un po' su scala internazionale e che in Italia per esempio ha avuto anche dei problemi di serie di regolamentazione. Altri più famosi magari sono Airbnb,
Quest'idea invece dell'allocazione degli spazi per brevi periodi turistici, degli appartamenti o di strutture ricettive, partita a metà degli anni del 2006 da San Francisco, che anche questa in giro di 10 anni è diventata una realtà mondiale. Quello di destra, che magari non riconoscete, è invece il fondatore di un'altra piattaforma che ha avuto un grandissimo successo a livello mondiale, che riguarda però il tema dell'e-commerce, di Alibaba. Perché Airbnb è così innovativo, o quantomeno perché Airbnb in questo scenario ci offre un'opportunità di ragionamento. Se voi vedete questa testa, purtroppo i numeri sono piccoli, Airbnb, quindi magari ve li commento io, Airbnb attualmente propone più di 2 milioni di camere in 191 paesi del mondo. L'unione di due catene come Marriott e Starwood conta su 1,1 milione di stanze in 110 paesi. Cioè, l'idea geniale di Airbnb di creare una piattaforma in cui i proprietari di appartamenti, di locazioni, possono offrire la disponibilità per settimane o per periodi un po' più lunghi e di mettere in contatto l'offerta quindi di un bene in qualche modo in surplus con chi invece ne fa domanda, senza nessun investimento tipicamente immobiliare, tipico invece delle catene tradizionali, è un fattore dirompente. Catene alberghiere tradizionali che invece hanno investito negli anni in comprare o costruire alberghi, dotarli e quant'altro, si trovano attualmente ad avere un valore di borsa e quindi un valore di potenziale, no? La borsa in questo caso la prendiamo come proxy del valore generato nei prossimi anni, più alto, quindi abbiamo un valore di borsa più alto di chi invece possiede degli immobili fisici, perché in questo caso gli investitori, i mercati finanziari attribuiscono a Airbnb una potenzialità di crescita estremamente interessante, estremamente maggiore. Questo è un chiaro esempio di dimensione e di innovazione disruptive di un settore molto tradizionale, che era quello della ricezione, della locazione, degli affitti di breve termine. Come diciamo prima, ce ne sono altri. Un altro non banale, che io cito sempre perché magari è un po' meno conosciuto, è questo portale che si chiama Alibaba. È un portale, anche qui, è un portale cinese, o meglio, che nasce a metà degli anni 2000 da quel signore che vediamo prima sulla copertina di Forbes, che di fatto era un professore di inglese, un cinese che insegnava inglese a Pechino e che capisce le nuove potenzialità di Internet e dice Internet può essere la vetrina incredibile per i prodotti cinesi nel mondo. Adesso Alibaba di fatto è la prima realtà di e-commerce mondiale, molto più grande sia di Amazon che di altri che voi conoscete, ha più di 35.000 dipendenti, 80 milioni di utenti registrati, 300 miliardi di fatturato, 11 miliardi di euro. 300 miliardi di transato, 11 miliardi di euro. E mentre una volta era solo una vetrina dei produttori cinesi, in particolare era una vetrina B2B, business to business, cioè le aziende manifatturiere, le aziende produttrici cinesi lo usavano per proporre i propri prodotti su scala mondiale, adesso è diventata con alcuni suoi siti satelliti anche uno spazio in cui comprano prodotti occidentali. Qui ci sono due informazioni, ma due in realtà notizie di stampa che mi fanno capire anche la dimensione del fenomeno. A giugno dell'anno scorso la Maserati prova a usare Alibaba per vendere i suoi levante che costano circa 70-80 mila euro verso il mercato cinese, e 100 sublevanti vengono venduti in 18 secondi. Stiamo quindi parlando di veramente anche qua un'innovazione di draft in cui la scalabilità di questo business è stata impressionante, no? Che è uno degli elementi importanti garantiti dal digitale, una scalabilità su scala mondiale in questo caso estremamente interessante. Vi racconto un altro aneddoto su Alibaba che vi fa capire un po' anche la potenza anche di questo mercato. Sempre lo stesso fondatore racconta come nel 2016, a fine 2016, incrociando il ministro della pesca canadese,
ministro della pesca canadese dica che vorrebbe sviluppare degli accordi di partnership per proporre le aragoste del Canada sul mercato cinese. Alibaba dice che possono fare un tentativo, si mettono d'accordo per fare un test. Questa prima prova di aragoste va benissimo, tanto che lo stesso ministro canadese dice che per circa 2 mesi, 2 mesi e mezzo in Canada non si trovano più aragoste perché erano state tutte in qualche modo opzionate da questo acquisto fatto su questa piattaforma cinese. Volumi impressionanti, tempi velocissimi, il digitale come supporto al cambiamento di modelli di business, di modelli economici, come dicevamo prima, anche di comportamenti delle persone. Ovviamente quando pensiamo all'e-commerce noi pensiamo sempre a modelli spesso in contrapposizione o che vanno in qualche modo a distruggere il mercato locale. In realtà, e quindi in particolare gli shop fisici, qui vi voglio fare una provocazione, come in realtà chi governa l'e-commerce sta pensando anche all'idea di innovare anche gli spazi fisici nelle nostre città, gli shop tradizionali. I negozi, questa è un'altra notizia di stampa su cui possiamo riflettere un po' o magari anche ragionare assieme, i negozi dove non si può comprare nulla, ecco la nuova frontiera dell'e-commerce. Chi si occupa di e-commerce o chi in qualche modo, chi compra, come noi magari possiamo vedere, possiamo anche farlo come utenti e-commerce, sa che uno dei problemi maggiori, in particolare in alcuni ambiti, pensiamo all'abbigliamento, ma non soltanto, ma l'abbigliamento è un ambito particolarmente cruciale. Il problema maggiore sia quello del reso. Io vedo una bella giacca online, un paio di scarpe, me le compro o mi compro la giacca. Quando mi arriva a casa la provo e mi rendo conto che quella giacca o magari ha una taglia sbagliata oppure il colore non era quello che avevo capito e quindi lo mando indietro. Moltissimi di questi big dell'e-commerce vedono nella voce della gestione del reso, perché spesso il reso è a carico di chi glielo vende, un costo importante. Ecco che alcuni, in questo caso questa catena americana, ha pensato di risolvere il problema facendo degli shop dove la gente si prova solo i prodotti, prova i negozi, prova i vestiti, prova le scarpe, prova i cappelli, prova le camicie e può comprare solo online. È un'idea diversa di, ovviamente, ripensare i negozi che abbiamo in centro della città. È un'idea anche estremamente diversa di capire come digitale e analogico e digitale non sono tra loro in contrapposizione, ma sono modelli che in qualche modo devono tenersi assieme. È un tentativo in qualche modo di giocare il digitale, il marketplace digitale, gli shop online, una partita che in qualche modo trova anche negli spazi fisici uno spazio in qualche modo di completamento. Questa è un po' una tendenza sempre più diffusa, superare la contrapposizione tra digitale e spazio fisico. Al mondo del digitale, Luca, anche scusami, qui Luca, scusami, riguarda solo i ti servizi, blocco non un ovvero attimino, come per chiederti se potresti, utilizzare aumentare un po' il volume, perché anche alcuni, se partecipanti in si particolare stanno un po' adesso lamentando, dicendo troviamo che il volume noi dell'audio è un all'interno po' basso, capito? Anche io stessa sento a volte, il volume è un po' basso, quindi magari ti chiederei di stare attento anche al microfono e di avvicinarlo sempre alla bocca. Non è una cosa, non è molto basso, però in certi momenti è più basso, quindi ti chiedo se puoi fare un po' più attenzione al volume. Grazie. Grazie Mary, grazie alla segnalazione. Proviamo quindi a stare più attenti al volume. Parliamo di Industria 4.0, no? Parliamo di questo nuovo approccio, questa nuova rivoluzione che un po', come dicevamo prima, è diventato anche un aspetto estremamente dibattuto in Italia, grazie anche in particolare alla riforma Calenda, o quantomeno alla proposta, agli incentivi Calenda dell'anno scorso, che poi sono stati rinnovati anche per il 2018, di far
di spingere le nostre imprese verso quest'idea di integrazione tra i sistemi fisici e digitali. Stiamo parlando di un mondo in cui diverse tecnologie vengono combinate assieme e interconnesse assieme e gestite assieme attraverso il digitale. È la nuova frontiera, è quella su cui in qualche modo la nostra industria è chiamata a confrontarsi nei prossimi anni per mantenere i livelli di leadership che ha in tantissimi settori, in particolare ovviamente mi riferisco al tema del Made in Italy, ma non soltanto, a livello internazionale. In che cosa consiste questo tema dell'industria 4.0? Io riprenderei qua questa chart che è proprio del piano industriale Calenda, nell'utilizzo di macchine intelligenti interconnesse e collegate ad internet. Cioè stiamo parlando di un mix di tecnologie in cui macchine che stanno lungo la produzione sono interconnesse, per esempio, con tablet per cui l'utente finale può configurarsi o autoconfigurarsi il prodotto, dall'occhiale, dalla scarpa o quant'altro, no? Diamo forza e potere attraverso il digitale all'utente finale per avere un prodotto personalizzato, ma digitalmente questo flusso di dati che parte dalla scelta, dalla personalizzazione del prodotto finale che l'utente fa, in qualche modo condiziona e va a dirigere anche le attività produttive. Ovviamente tutto questo è interconnesso e gestito da un sistema di magari di intelligenza artificiale, di cloud computing, di big data, che permette poi all'impresa di sviluppare anche nuove politiche attraverso l'analisi di dati. In questo scenario di Industria 4.0, come vedete, il tema digitale diventa pervasivo ed è ovviamente guidato da una serie di tecnologie. Bene, qui in questa chart ve ne ho citate alcune, forse una delle più, tra le più importanti c'è cioè sicuramente la robotica, una robotica produttiva lungo la catena produttiva che tende sempre più non tanto a sostituire magari solo banalmente l'attività dell'uomo, ma a svolgere l'attività più pesante rispetto all'uomo. Abbiamo tutta l'attività che riguarda invece le macchine a controllo numerico, i laser, piuttosto che la frontiera che ormai di qualche anno fa, ma che è estremamente diffusa in moltissime aziende, della stampa 3D, cioè la possibilità di creare oggetti tridimensionali più o meno complessi, a seconda anche dei macchinari utilizzati, per rispondere ai fabbisogni delle diverse filiere. Ovviamente tutto questo è supportato da sistemi interconnessi, da quello che viene chiamato Internet delle cose o IoT, e dall'uso sempre più continuo di tool di intelligenza artificiale, di strumenti, di software di intelligenza artificiale, che fondamentalmente fanno due cose. Adesso questo non è ovviamente un contesto in cui addentrare, però l'intelligenza artificiale ha la capacità di leggere grandi quantità di dati e di fare delle predizioni, previsioni sul futuro, cercando in qualche modo quindi di ottimizzare tutte le scelte che stanno in capo alle aziende, nella singola gestione del processo produttivo, dal riallocare le materie prime nei magazzini, ma spesso anche riuscendo anche a capire i comportamenti delle persone o anticipandoli, no? Questo mix, questa ecologia di tecnologie rappresenta l'insieme di tecnologie che dentro alle aziende, grazie anche agli incentivi, come ci dicevamo prima del piano Calenda, si stanno diffondendo. Se voi guardate una serie di ricerche già disponibili, vedete che già più del 20-25% delle aziende italiane, parliamo di aziende manifatturiere dai 10 dipendenti in su, quindi non le micro, e questo ovviamente è un tema non banale, ma che terremo conto per un'altra magari puntata, dichiara già di utilizzare queste tecnologie in qualche modo di avvicinarsi a questa rivoluzione dell'industria 4.0. Ma e qui arriva la seconda parte del ragionamento. Abbiamo visto come quindi il digitale è diventato pervasivo nella nostra vita, è un digitale che costa relativamente poco perché le soluzioni utenti costano effettivamente poco. È un digitale che quindi cambia o sta cambiando i comportamenti e la società in cui noi viviamo. È un digitale che crea anche delle innovazioni disruptive, per cui spesso i grandi player o le grandi aziende del settore sono soggetti diversi da quelli che immaginavamo soltanto 10 anni fa. È un digitale che riguarda non solo il mondo dei servizi, ma riguarda sempre di più anche il mondo della manifattura, quindi non può riguardare solo la pubblica amministrazione, la sanità,
il design o i servizi professionali, ma riguarda spesso di più, sempre di più anche il mondo della manifattura. Ma è un digitale che, come dicevamo prima, non ha solo rose, ha anche delle spine. E spesso le spine, in questo, anzi, diciamo che in questi ultimi 6 mesi, hanno il tema delle spine, o meglio, dei punti di attenzione, dei punti di criticità, stanno emergendo anche nel dibattito pubblico e richiedono da parte di tutti, in particolare da parte di chi fa politiche pubbliche, un tema di attenzione. Questo è un video che è girato, nel senso è stato molto condiviso sui social verso fine anno, Pizzeria Google, e buonasera. secondo Pizzeria me, cosa? adesso magari poi Pizzeria Google, lo signore, vediamo cosa vuole insieme, fa ordinare? Ma capire questo bene, non è il magari non Google lo della vediamo pizzeria alla tutto, perla di però se non Zemona? la... Sì, signore, ma Google ha comprato la pizzeria e ora il servizio è più completo. Vabbè, posso ordinare? Certo, signor Rossi, vuole la solita pizza? La solita pizza, sì, ma come fa a sapere il mio nome? È per l'identificatore di chiamate. Controllando il suo numero di telefono, le ultime 37 volte che ha ordinato una pizza, ha ordinato una 4 formaggi. Wow, non me la sarei mai immaginato. Comunque sì, voglio proprio una 4 formaggi. Signore, posso darle un suggerimento? Certo, avete una nuova pizza nel menù? No, signore, il menù non è diverso da prima, ma mi permetterei di suggerirle una pizza alla ricotta e rucola. No, 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 io odio quelle cose lì. Ma, signore, è una cosa buona per la sua salute e anche perché il suo colesterolo non va così bene. Abbiamo l'informazione del laboratorio dove ha fatto le sue analisi. Incrociando il suo nome e il suo telefono, possiamo vedere il livello del colesterolo. Perché, scusami, ma io prendo le medicine per il colesterolo e posso mangiare tutto quello che voglio. Signore, mi dispiace, ma lei non ha preso la sua medicina ultimamente. Come lo sai, scusami, ma cosa fai? Mi guardi tutto il tempo? No, signore, abbiamo accesso ai dati di tutte le farmacie della città. L'ultima volta che ha comprato la sua medicina fu 3 mesi fa e la scatola contiene solo 30 compresse. Cavolo, è vero. Ma come fai a saperlo? Per la sua carta di credito. Lei compra sempre la sua medicina nella farmacia Brambilla, che le fa degli sconti se paga con la carta di credito della banca. Grazie ai dati che abbiamo nel nostro database sui suoi movimenti con la carta di credito, sappiamo che da 3 mesi lei non ha comprato niente in questa farmacia, ma l'ha utilizzata in altri negozi. E per questo motivo lei non l'ha presa. Scusa, e se avessi pagato in contanti in farmacia? Cioè, dimmi. Lei paga 800 euro in contante alla sua domestica tutti i mesi e il resto delle spese le fa con la carta di credito. Ma come fai a sapere quanto pago la domestica? Lei le paga i contributi e le tasse. Signore, mi dispiace, ma è tutto nello schermo. Ho il dovere di aiutarla. Credo che lei dovrebbe chiedere un appuntamento con il suo dottore, visto che a quello scorso lei non è andato a portargli i risultati delle analisi, così le può cambiare i farmaci. Senti, caro, ora mi sono veramente stufato. Mi sono stufato di internet, del PC, del XXI secolo, della mancanza di privacy, del database e di tutto quello che sapete voi. Ma signore. Stai zitto, me ne vado lontano da qui, in un paese dove non ci sia più internet, né computer, né telefono, e tantomeno gente che mi controlla. Ho capito. Userò la mia carta di credito per l'ultima volta per comprare un biglietto aereo e andarmene via il più lontano possibile. Va bene, signor Rossi. Puoi cancellare la mia pizza? Nessun problema. Già cancellata. Solo un'ultima cosa. Cosa vuoi? Il passaporto è scaduto. Dovresti riattivare il Luca, scusate, abbiamo disattivato il microfono di Luca per farvi sentire meglio l'audio. Luca, l'hai riattivato riattivato il il perfetto. microfono? Perfetto, perfetto, vai. Adesso sull'ultima, il video ovviamente è un po' provocatorio, però quante volte ognuno di noi si è sentito un po' in cose molto più piccole, ovviamente di queste, non nel nostro pizzaiolo di fiducia, un po' che una ricerca fatta per cercare un prodotto, poi magari una pubblicità dentro in alcuni siti piuttosto che delle mail e quant'altro. È, come qualcuno scrive, divertente e inquietante, però questo è il tema vero su cui effettivamente bisogna riflettere. È molto divertente, però c'è il tema della gestione dei dati. Più la nostra vita è una vita social, ovviamente social nel senso tracciata, non social nel senso Facebook, Twitter, quant'altro, ma quella sicuramente è la parte più pubblica, più noi stiamo mettendo nelle mani di moltissimi soggetti i nostri dati. Dati
dati che poi vengono in qualche modo gestiti e rivenduti. Qualcuno scrive che ti fa, genera ansia, un video del genere. Ansia nel senso, sì, preoccupazione, ecco. Più che preoccupazione, secondo me, deve generare una giusta consapevolezza di dire che dobbiamo occuparcene. Ovviamente poi qualcuno dirà, ma Google, Google, io sono la regione XY, la regione Sardegna, piuttosto che la regione Veneto, piuttosto che il comune di Venezia, e quindi la scala per di intervento è diversa. Però il tema della gestione dei nostri dati e di come questi dati in qualche modo passino di mano in mano e spesso vengono venduti in maniera aggregata è un tema su cui dobbiamo riflettere e dobbiamo fare. Spero che no, ovviamente non arriveremo mai a avere Google padrone della nostra pizzeria, però è un tema estremamente caldo. Proprio per evidenziare questo tema dei dati, estremamente interessante, a Londra l'estate scorsa hanno lanciato questa provocazione, cioè un negozio in cui non si pagava con dati, non si pagava con soldi, ma con dati personali. La lunga fila di clienti che si è formata nella storica Old Street di Londra ha pazientemente ascoltato le regole curiose imposte dalle store per l'acquisto dei gadget disponibili. Volete una tazza? Dateci tre screenshot delle vostre conversazioni WhatsApp. Quindi uno entrava, voleva prendere una tazza e il negoziante chiedeva tre screenshot, tre immagini delle ultime conversazioni WhatsApp, con l'amico, col papà, col figlio, con chiunque. Una maglietta invece è costata agli utenti le ultime tre foto scattate dalla videocamera del proprio smartphone, quindi le foto di Natale, le foto della macchina, le foto della corsa della domenica mattina. Per una stampa originale, i clienti hanno dovuto consegnare direttamente il proprio cellulare al negozio, per cui lui in qualche modo aveva accesso per alcuni secondi al tuo cellulare. È un baratto in questo caso che il negozio proponeva esplicito: ti vendo un prodotto, ti do un prodotto, io voglio i tuoi dati. Ma il vero tema è che spesso noi questo baratto non è così esplicito e ci ricolleghiamo alla frase iniziale. Se non stiamo comprando prodotti, il prodotto siamo noi. Moltissimi servizi web sono servizi gratuiti e noi come utenti usiamo tantissimi servizi gratuiti. In questo caso dobbiamo però essere consci che questi servizi gratuiti vengono in qualche modo ripagati con i nostri dati. Non vuol dire non usare i servizi gratuiti, vuol dire che ogni volta che usiamo una casella Gmail piuttosto che altri servizi gratuiti di cui ovviamente siamo pieni perché il web noi stiamo in qualche modo permettendo a qualcuno di fare analisi, in questo caso di big data, sull'insieme delle caselle per capire i trend, i siti, i gusti, l'evoluzione e quant'altro. Ecco, questo è un punto di attenzione. Il tema della gestione dei dati è sicuramente un punto di attenzione da cui non possiamo sottrarci e che non possiamo in qualche modo pensare che qualcuno lo faccia per noi, perché siamo entrati, e questo è l'altro elemento su cui spesso non mettiamo a fuoco, in un sistema molto più di oligopolio rispetto al passato. Questa grande rivoluzione industriale, sotto quell'immagine lì dei titani, è un'immagine dell'Economist della settimana scorsa, quindi è un tema di estrema attualità nel dibattito internazionale. Come vedete, a destra invece avete l'elenco delle 5 più grandi aziende statunitensi nel 2006 e quelle invece del 2017. Sono cambiate tutte tranne Amazon e i più grandi sono i grandi colossi del digitale. Apple, Alphabet che è Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Google ha l'80% del mercato delle ricerche online, Facebook ha il 77% di tutte le interazioni della messaggistica, Amazon ha il 74% del mercato dei libri, ma sappiamo benissimo che ormai Amazon ha diversificato moltissimo i suoi ambiti di azione in tema di retail, acquistando una importantissima catena di biologico negli Stati Uniti, piuttosto che Amazon offre una serie di servizi cloud e quant'altro. Questa digitalizzazione così pervasiva, questo cambiamento così radicale che è avvenuto negli ultimi anni, sta generando un oligopolio. Un oligopolio di fatti in cui 5-6 grandi aziende hanno in qualche modo un ruolo dominante nel tema del digitale. Una situazione estremamente imprevista. Chi
come me o come molti di voi all'inizio degli anni 2000 o alla fine degli anni 90, per chi è un po' più vecchio come me, dovevano in qualche modo approcciare il tema del digitale e si affacciavano al tema del digitale con un approccio anche in qualche modo di pionieri con l'idea di creare un mondo nuovo, con una serie anche di condizioni di uguaglianza, quant'altro, hanno capito che parte di questa idea di democrazia trasparente in realtà questi anni è stata in qualche modo rimessa in discussione. E non possiamo non tenerne conto perché questo fa parte un po' di questo percorso che chi si occupa di politiche pubbliche deve in qualche modo gestire e fare. Ma il tema digitale in realtà è un tema che non impatta soltanto sulle dinamiche di concentrazione della ricchezza, in questo caso della ricchezza delle aziende, del ruolo delle aziende, ricalca anche il mondo del lavoro. Questo è un tema estremamente, una ricerca fatta da McKinsey, da una importante società di consulenza nel 2017, come mette in evidenza che in realtà il digitale e quindi le entrate digitali in maniera pervasiva nel mondo del lavoro distruggerà circa il 35% delle competenze che noi conosciamo così tradizionalmente, che in qualche modo attualmente si applicano. Vedete i settori a sinistra, i settori che sono più a rischio di cambiamento generato dall'introduzione dell'intelligenza artificiale, dell'intelligenza del codice, di lettori automatici, di assistenti virtuali, di tutto quello che potete immaginare, quindi la finanza, l'infrastruttura, la mobilità, ovviamente la tecnologia, l'energia e quant'altro. E poi vedete a destra invece i paesi che hanno il più alto rischio che questa rivoluzione metta in qualche modo i propri lavoratori in pericolo. No, e l'Italia purtroppo capeggia questa classifica. Non c'è da anche qui da prendere questo elemento come un problema di terrorismo psicologico, ma di riflessione. Il digitale, siccome sta entrando nel mondo del lavoro e lo cambierà profondamente, vuol dire in qualche modo dotarsi e fa attuare delle politiche in grado in qualche modo di accompagnare questo cambiamento e di dotare le persone delle conoscenze giuste per far fronte a questo cambiamento. Altri due aspetti, così chiamiamo critici, su cui lavorare o su cui riflettere, perché spesso l'obiettivo mio è un po' in qualche modo di farvi mettere in sequenza un ragionamento, ma sono cose che probabilmente avete già visto, no? Si parla molto spesso in questo caso di dipendenza di social. Effettivamente, no? Anche qua c'è questa intervista a questo ex manager di Google che dice il servizio di Uber che danneggia le strutture portanti di vivere comune e suggerisce, se vedete, di usare i social network, nel senso, cioè, ci sono persone che diventano dipendenti, passatemi questa parola un po' forte, dall'area dei social network e che non hanno quindi, in questo caso, la capacità di staccarsene per in qualche modo utilizzarli in senso più opportuno e diventano in qualche modo, divento più prolissi o più interattivi nei social network e meno nella vita reale. Ultimo, ma non meno banale, anche questo è un tema del dove pagano le tasse grandi, di regime fiscale. Cioè in un mondo così globale in cui i giganti del digitale sono in qualche modo operatori globali e incassano, come vedevamo prima, no? Google ha circa tra Google e Facebook loro si dividono circa il 90% della pubblicità online in Italia. Come facciamo a pagare le tasse o quanto spetta la collettività a questi colossi? Per molti anni gli stessi colossi, questi oligopolisti hanno in qualche modo tenuto sotto traccia il problema, ma di recente questo è un altro tema che è emerso, è proprio, se non ricordo male, a dicembre dell'anno scorso, ci sono stati i primi accordi tra l'Agenzia delle Entrate italiane e questi colossi per in qualche modo riconoscere il fatto che la ricchezza, quanto i servizi venduti in Italia, siano da questo punto di vista retribuiti e pagati in Italia. Quindi, il digitale, e qua proviamo quindi a scendere sul tema dell'agenda, offre delle grandissime opportunità per noi diversamente giovani, per i nostri giovani, per il nostro ambiente, non abbiamo parlato dell'opportunità digitale per rendere il nostro ambiente più sostenibile o quant'altro, per migliorare la qualità della nostra vita, ma
Come abbiamo visto, il digitale, ovviamente, come tutti i grandi cambiamenti, ha dei punti di attenzione, che sono il tema anche della privacy, della gestione dei dati, che riguarda il tema del lavoro, che riguarda il tema, lo stesso tema del regime fiscale o quant'altro. Avevo messo un'altra slide che poi ho tolta, facevamo prima il caso, no, come innovazione disruptiva di Airbnb. Ci sono delle città, parlo in particolare della mia in cui abito, Venezia, ma alcune anche più avanti come Amsterdam e Barcellona, che hanno limitato per esempio l'utilizzo di Airbnb, perché un utilizzo troppo intensivo di questi, o meglio la riconversione di appartamenti soltanto all'utilizzo di Airbnb rischia di impoverire un tessuto di una città. Ecco, in Barcellona ha posto dei limiti per cui un appartamento non può essere affittato se non più di 7 giorni, un mese. Lo stesso ha fatto New York e quant'altro. Quindi il tema delle politiche diventa un tema centrale. Le politiche rappresentano lo strumento fondamentale per in qualche modo affrontare questo cambiamento. Perché noi abbiamo due scelte: o far finta di niente e pensare che il sistema si autoregoli, oppure usare le politiche pubbliche in modo intelligente e a seconda ovviamente della scala di intervento per cercare di regolare questo tema. Ho quindi ripreso una definizione di che cos'è, e l'agenda digitale è proprio il documento di riferimento, quindi è il documento programmatico con il quale un ente pubblico intende definire il proprio impegno strategico per la promozione della società e dell'economia digitale nel proprio territorio. Questa è una definizione che io usavo e che ho ripreso da qualche istituzione pubblica fino a qualche tempo fa. Permettetemi di aggiungerci che oltre al tema della promozione c'è il tema veramente del governo. Noi possiamo spingere e dobbiamo incentivare le nostre imprese magari a vendere online, ma non possiamo nel contempo non pensare a una politica di salvaguardia dei nostri centri storici. Se è innegabile, e i dati lo confermano, che l'e-commerce è un trend inarrestabile perché ha una serie di vantaggi in termini di tempi di consegna, magari anche di prezzo, di economia di scala, di necessità, di flessibilità dei prodotti, di ampiezza di gamma, perché solo online posso trovare molto più prodotti di quelli che trovo in un negozio. D'altra parte non posso non preoccuparmi che cosa succede al centro del negozio che magari vede meno clienti perché tutti si rivolgono a uno store online. Questo è il tema, cioè l'agenda digitale va vista come uno strumento di promozione e di governo. Mentre una volta forse c'era più la necessità, fino a 4-5 anni fa, di pensare a un'economia digitale, a una società digitale da proporre, da promuovere, da sostenere, da diffondere, questo è un tema ancora presente perché poi il rischio dell'esclusione digitale è ancora presente, ma il vero tema su cui dobbiamo un po' riflettere tutti è un tema di costruire azioni e strategie e progetti in grado in qualche modo di governare questo cambiamento e di non subirlo totalmente. L'Unione Europea, e qui entriamo un po' nella seconda parte della presentazione odierna, ovviamente da tanti anni in qualche modo, e dall'inizio degli anni 2000, con i suoi piani che cerca in qualche modo di andare in questa direzione, in particolare quella della promuovere l'economia e la società digitale, dai primi piani del 2000, da Europe, fino ad arrivare ai piani recenti del 2015, adesso stanno pensando alla nuova programmazione 2020-2030 della Giga Society e quant'altro. Quindi è in qualche modo un faro su cui fa riferimento. In particolare, l'Unione Europea nel marzo del 2010 definisce l'agenda digitale europea del 2020, cioè la Digital Agenda, e definisce una serie di elementi su cui investire, su cui tutti gli stati membri si devono concentrare per in qualche modo raggiungere questa idea di economia e società digitale. L'obiettivo chiaro di questo intervento, che l'Unione Europea definisce nei propri documenti strategici, è migliorare la qualità della vita e la competitività dei territori e delle imprese. Questi sono i due obiettivi su cui l'Unione Europea si focalizza. Come? Di fatto investendo in tre grandi asse che poi vedremo nel dettaglio, che sono, che secondo in questo caso la Commissione europea nel 2010, dovrebbero creare un circolo virtuoso per sostenere la crescita e migliorare la qualità della vita delle persone in Europa. Il primo, diciamo, su cui asset, su cui intende investire è il tema delle infrastrutture. Lo dico, se noi
investiamo in infrastrutture a banda larga, a banda ultralarga in particolare, cioè a connessioni sempre più veloci, questo permetterà la produzione di contenuti e di servizi nuovi, l'offerta quindi di nuovi contenuti, nuovi servizi aumenterà la domanda degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese, un aumento della domanda di contenuti e servizi digitali nuovi genererà un aumento di utilizzo di richieste di connettività e ripartirà il ciclo virtuoso come vi dicevo prima. Quindi immagini di essere che poi il core, diciamo, il punto di riferimento dell'Agenda Digitale 2020 è questo, mettere a sistema, creare le condizioni per attivare un ciclo virtuoso che attraverso un investimento contemporaneo di tre grandi asset, infrastrutture nuove, nuovi contenuti e servizi, aumento della domanda, mette in moto l'economia digitale. Attorno a questo principio guida, in qualche modo, l'Unione Europea investe e focalizza il tema dell'agenda digitale. Mi preme farvi leggere la premessa dell'agenda. Che la premessa di questo documento strategico, perché spesso noi ci concentriamo sulle azioni, ma poi le premesse le sottovalutiamo. In realtà le premesse sono punti fondamentali di questi documenti. Siamo nel 2010, quindi siamo post-crisi Lehman Brothers, crisi finanziaria. La crisi ha vanificato anni di progressi economici e sociali e ha messo in luce le carenze strutturali dell'economia europea. Oggi l'Europa deve mirare innanzitutto a rimettersi in piedi. Per assicurare un futuro sostenibile bisogna guardare sin d'ora oltre il breve termine. Di fronte all'invecchiamento della popolazione e alla concorrenza mondiale, queste due sfide sono individuate quindi le due sfide fondamentali dell'Unione Europea. L'invecchiamento, l'Europa è un continente che sta diventando sempre più vecchio e l'Italia dentro l'Europa ha questo problema di demografia molto sentito, purtroppo un tema non all'ordine del giorno ma su cui dovremmo ragionare. E la concorrenza mondiale, in particolare si riferisce ovviamente ai paesi del Far East, abbiamo solo tre possibilità: lavorare più duramente, lavorare più a lungo o lavorare in modo più intelligente. Probabilmente dovremo fare tutte e tre le cose, ma la terza opzione, ovvero lavorare più intelligentemente, è l'unica che garantisce ai cittadini europei un miglior stile di vita. Per raggiungere questo obiettivo, l'agenda digitale contiene proposte di azioni che devono essere intraprese con urgenza per riportare l'Europa su una strada di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Quindi questo documento che l'agenda digitale europea approva nel 2010 e che ci sta condizionando, che ha condizionato, che dovrebbe condizionare l'operato dei singoli Stati membri e delle singole regioni o di tutti i livelli istituzionali fino al 2020, ha un obiettivo molto ambizioso che spesso noi tendiamo a sottovalutare, cioè noi lo ricollochiamo dentro al tema del digitale, di un tematismo verticale, quasi per addetti ai lavori. No, loro dicono che l'Europa vuole in qualche modo ripartire dopo la crisi della fine anni 2000, 2008-2009, deve investire su un'idea di lavoro più intelligente, perché solo un lavoro più intelligente, che vuol dire tante cose ovviamente, metterà in moto una miglior qualità della vita e determinerà quella che loro chiamano una crescita con questi tre attributi. Intelligente vuol dire smart, vuol dire fatta di tecnologie, sostenibile vuol dire rispettosa dell'ambiente e di tutti quelli che partecipano al percorso di crescita e inclusiva, senza dimenticarsi di nessuno. No, per l'Unione Europea e per chi ha pensato a questo documento programmatico, l'agenda digitale non è un documento di settore in senso stretto, ma un documento che ha ambizioni e obiettivi strategici per il cambiamento profondo della qualità della vita delle persone che abitano negli Stati Uniti d'Europa o nell'Unione Europea e ovviamente per sostenere la competitività delle imprese che vi lavorano. Questo punto spesso lo perdiamo perché poi che cosa è successo? È successo che tutti si ricordano invece. Questo si ricorda degli obiettivi quantitativi collegati all'agenda digitale europea, ma che non sono altro che il metro con cui poi l'Unione Europea ci misura. Ci dimentichiamo la strategia, l'obiettivo di lungo termine, e ci ricordiamo, ahimè, il fatto che l'Unione Europea dice che entro il 2020
il 50% o il 100% delle nostre case dovrebbe essere collegato con una rete a 30 mega. Questo è stato purtroppo, questo purtroppo è un approccio spesso condiviso, spesso diffuso, non condiviso, e che è un limite perché fa percepire l'agenda digitale europea e i suoi livelli, diciamo, più bassi, come documenti tecnici verticali di un dominio molto particolare, che è quello dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione digitale, e non gli fa invece capire le vere potenzialità di questo strumento. Comunque, entrando un po' nello specifico, nei sette grandi pillar che l'Unione Europea individua dentro al documento digitale, un tema fondamentale, l'Unione Europea individua più di 100 obiettivi, di target quantitativi da raggiungere. Questi target vengono poi in qualche modo dettagliati, approfonditi e vengono dati come obiettivi che ogni singolo Stato deve raggiungere. I principali, e ve li ho riportati in questo schema di sintesi, che riguardano i temi per esempio delle infrastrutture. Dal 2013 c'era un tema di copertura totale ad almeno 2 mega del 100% della popolazione, ma i più interessanti sono quelli del 2020. L'Unione Europea chiede a tutti gli Stati membri, e quindi anche all'Italia, che nel 2020 il 100% dei cittadini, quindi la copertura totale della cittadinanza, in questo caso italiana, di tutta l'Europa, abbia almeno una connessione a 30 mega, e che il 50% delle famiglie, ovvero degli utilizzatori, abbia una connessione almeno a 100 mega. Sono due obiettivi estremamente sfidanti, poi vedremo a che punto siamo, in particolare in termini quantitativi, perché poi il tema delle politiche lo dedicheremo, delle politiche italiane lo dedicheremo nel secondo webinar. L'Unione Europea però ha anche un asset fondamentale, quello del mercato unico digitale, e è quella della creazione di contenuti e servizi, no, che diciamo più innovativi. Anche qui inserisce una serie di indicatori quantitativi di monitoraggio, di target meglio da raggiungere. Il 50% della popolazione dovrebbe fare acquisti online entro il 2015. Questo dato non è stato poi ragionato nel 2020 perché in realtà gran parte dei paesi erano sotto soglia, poi vedremo a che punto è l'Italia. Lo stesso si dica per dovremmo fare il 20% per fare acquisti fuori dai confini europei. E un altro dato estremamente sfidante, in particolare per l'Italia, è che il 33%, cioè un'impresa su tre, in particolare di quelle piccole e medie, quindi il tessuto produttivo italiano, dovrebbe vendere e fare acquisti online. Sul tema dell'inclusione digitale, e in particolare sul tema delle competenze, dell'aumento della domanda, anche l'Unione Europea anche qui fissa dei paletti molto importanti, dei target molto importanti. Aumentare in modo considerevole l'uso regolare di internet da parte dei cittadini, portando al 75% della popolazione, e ridurre drasticamente il numero di persone che non hanno mai usato internet, soltanto al 15%. Vedremo poi come in realtà questa percentuale è più che doppia in Italia. Parliamo quindi di infrastrutture, domande, servizi da parte, utilizzo di servizi da parte delle imprese, parliamo ovviamente di competenze digitali, parliamo anche, c'è un capitolo specifico dentro l'Agenda Digitale Europea che riguarda i servizi pubblici. Qui c'è un target di utilizzo importante, il 50% della popolazione dovrebbe usare servizi pubblici di government online entro il 2015. E dall'altra parte, la pubblica avvisa, quindi c'è un requisito di domanda, ma c'è anche un requisito di offerta, rendere disponibili in rete tutti i servizi pubblici fondamentali transfrontalieri entro il 2015, cioè mettere a disposizione servizi pubblici della pubblica amministrazione in una logica transfrontaliera. Ricordiamo che uno degli obiettivi di lungo termine dell'Unione Europea era la mobilità delle persone. L'Unione Europea dice che i servizi pubblici digitali devono essere in qualche modo focalizzati a permettere alle persone di muoversi tra un paese e l'altro. Quindi permettere per esempio a un italiano di andare in Germania e di fruire dei servizi digitali dell'ufficio di collocamento di Berlino piuttosto che viceversa. Poi c'è tutto un tema sull'innovazione e ricerca e sull'abbattimento delle emissioni di carbonio. Questi sono alcuni dei principali target quantitativi che l'Unione Europea dà a tutti gli Stati membri e che poi generano, come giustamente qualcuno di voi faceva notare nella chat, non degli obblighi, nel senso obblighi, in questo caso l'Unione Europea non ha mai degli obblighi diretti, però delle ricadute dirette, indirette nei singoli Stati che devono adeguarsi. Lo devono fare prima di tutto dotandosi di propri piani, in questo caso di attuazione,
possono in qualche modo o finanziare direttamente oppure finanziare con le risorse europee. In questo caso le risorse europee vengono destinate, dovrebbero essere destinate allo Stato e magari alle singole regioni, subordinando gli obiettivi al rispetto di questi, di quanto è previsto dall'Agenda Digitale Europea. Alcuni studi hanno messo in evidenza come il raggiungimento di quegli obiettivi che vedevamo prima in realtà avrebbero avuto, perché come vedremo non sono stati proprio, un beneficio anche in termini di PIL, quindi stiamo dicendo che l'agenda digitale non solo è un requisito che ci chiede l'Europea per accedere a risorse europee e nazionali perché la programmazione di livello superiore ce l'impone, non è solo una necessità dovuta al fatto che il cambiamento del contesto in cui noi viviamo è profondamente condizionato e condizionale, ma potrebbe essere anche un'opportunità perché investire in digitale genera anche un aumento di ricchezza complessiva. Come fai? Arriviamo alla fine del percorso. Come fa l'Unione Europea a monitorare lo stato di avanzamento dei singoli stati? Giustamente, come ogni buona politica pubblica, bisogna una serie di indicatori di misurazione da applicare ex ante e poi da verificare ex post. In questa logica l'Unione Europea ha sviluppato un indice che si chiama DESI, che è l'indice sintetico, il Digital Economy and Society Index, che fondamentalmente è un indice sintetico di digitalizzazione dell'economia, della società di un paese. Il DESI viene fatto a livello di nazione, quindi ognuno dei 27-28 Stati membri a seconda hanno il proprio DESI ed è poi in parte declinato a livello regionale, ma la declinazione a livello regionale non è così analitica e performante. Questo sarà un vero tema di approfondimento e di riflessione, riuscire a creare dei DESI regionali per permettere poi anche il confronto. Alcune regioni lo stanno già facendo, in particolare l'Emilia-Romagna sta lavorando sul tema, però potrebbe essere un tema veramente di interesse. Questo DESI di fatto viene stilato una volta all'anno con un aggiornamento poi a metà anno, quindi di solito esce a marzo e poi ottobre, novembre, con dati definitivi, è frutto dei dati che derivano da Eurostat e dagli uffici, gran parte degli uffici statistici dei singoli stati membri, ma non solo, e permette di fornire una fotografia dello stato avanzamento dell'agenda digitale europea dei singoli stati membri. È composto, siccome è un indice composito, è composto da cinque grandi capitoli, da cinque grandi aree. La prima è quella che riguarda la connettività, prendendo una serie di indicatori di banda larga mobile, velocità, prezzi e quant'altro. Il secondo indicatore riguarda il cosiddetto capitale umano e fa riferimento a uso di internet, competenze digitali di base avanzate, cioè su come gli utenti, quanto utilizzano internet e che cosa se ne fanno. Il terzo riguarda l'uso di internet, quindi l'utilizzo di contenuti, comunicazioni e transazioni da parte dei cittadini, quindi il secondo, scusate, è le competenze, il terzo è che cosa gli utenti fanno con internet. Il quarto riguarda invece la parte delle imprese, cioè l'utilizzo del digitale da parte delle imprese. E il quinto capitolo, che forse è quello che in parte ci può interessare di più, ma non solo perché spesso è un indicatore limitato, riguarda il tema del governo elettronico, in particolare dei servizi di government. Vediamo adesso negli ultimi 3-4 minuti un po' com'è la situazione dell'Italia, solo per farvi capire, poi casomai se abbiamo domande rimaniamo qua. Allora, ecco, questa è la classifica complessiva del DESI, come vedete siamo quart'ultimi in Europa, quindi l'indicatore sintetico di digitalizzazione dell'economia della società digitale europeo ci vede posizionati pesantemente in fondo alla classifica. So che non è una novità, in realtà possiamo anche dire che poi vedremo che siamo in una fase di ripresa. L'anno precedente saremmo stati in una situazione peggiore. In realtà possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e questo bicchiere mezzo pieno lo possiamo ricollegare in particolare al fatto che nell'ultimo anno, quindi in particolare nell'anno 2017, fine 2016 e 2017, qualcosa a livello nazionale si sta muovendo e questo qualcosa si è visto anche nei numeri di questo indicatore. Ovviamente ci sono paesi come la Danimarca che stanno molto in alto, noi siamo decisamente nel portone infine del gruppo, ma abbiamo un po' di slancio. Vediamo adesso i cinque capitoli in maniera non dettagliatamente, ma per farci capire. Il tema 1 della connettività ci vede
nel 2017 nella posizione 24, il Desi che vedete sotto nel 2016 eravamo in posizione 27. Questo è uno degli elementi che di fatto ci fa vedere il bicchiere un po' mezzo pieno. Una politica nazionale che vedremo la prossima volta, cioè il piano nazionale banda ultralarga, ha prodotto gli effetti direttamente? No, però ha scosso il mercato. Avere un piano nazionale di fatto ha mosso gli operatori privati che hanno fatto grandi investimenti negli ultimi 2 anni, in parte anche gli investimenti pubblici, ma non ancora con il piano banda ultralarga, per cui questo ha generato un salto in particolare. Se voi guardate l'indicatore copertura NGA, che è di fatto la copertura banda ultralarga sopra i 30 mega, noi siamo passati da un Desi 2016, qui eravamo 27esimi con una copertura al 41%, a un Desi 2017 in cui siamo diventati 23esimi, ma soprattutto la copertura del territorio nazionale è al 72%. Il 72% della popolazione italiana ha al 2016 una copertura a 30 mega. Questo è l'elemento più positivo di questo indicatore. Se prendiamo poi il tema del capitale umano, in realtà la situazione è abbastanza stazionaria, siamo sempre nella posizione 24. Il numero di utenti è cresciuto leggermente, siamo passati dal 63% al 67%. Ricordo che la percentuale richiesta era del 75%, quindi siamo ancora sotto la media, sotto il target di Agenda Digitale 2020. Il tema vero su cui in realtà noi dovremmo in qualche modo investire è anche il tema delle competenze. Quindi abbiamo pochi utenti che usano internet, oppure relativamente pochi, e chi lo usa ha competenze di base, il 44%. Ha ancora competenze digitali di base, soltanto il 44% della popolazione ha competenze digitali di base, il resto non ce li ha o ce li ha molto scarsi. Che cosa facciamo con internet? Questo ci vede sempre tra gli ultimi utilizzatori in Europa, nonostante i nostri comportamenti siano cambiati, moltissimi nuovi acquisti, il valore complessivo delle attività che facciamo online è aumentato sia verso la PA, noi vediamo che comunque siamo sempre ultimi in Europa e facciamo fondamentalmente, e vedete lo schema sotto, vediamo la musica, dove siamo con disegno, molti video on demand, videochiamate, quindi la parte di interazione è molto alta, ma poco di più. Se vedete per esempio gli acquisti, soltanto il 41% degli italiani ha fatto un acquisto nel 2017 contro una percentuale europea del 66%. Ahimè, questa situazione di competenze digitali basse nei cittadini e di utilizzo basso degli utenti in realtà si ritrova anche nelle imprese, perché gli utenti, i cittadini sono anche lavoratori, imprenditori, manager e quant'altro, no? Come vedete, siamo effettivamente in posizione 19esima come integrazione di tecnologie digitali nelle imprese. Vi sottolineo soltanto come per esempio sul dato della vendita online solo il 5%. Meglio, soltanto prendiamo l'altro, il fatturato del commercio elettronico, solo il 6,4% del fatturato delle imprese italiane è generato dall'e-commerce contro una media europea del 9%, e solo il 5% delle nostre imprese vende oltre confine attraverso il digitale. Ma il vero dato, che qui è veramente molto negativo, solo il 7% delle piccole e medie imprese vendono online contro una media europea del 17%. Siamo quasi un terzo, però 2 volte e mezzo. Sempre questo è lo schema, forse, questa è la situazione forse un po' più difficile che noi abbiamo complessivamente del Desi, ma nello schema delle imprese troviamo anche una punta di eccellenza, che è il tema, l'indicatore 4A4, fatturazione elettronica. Se voi guardate questo indicatore vedete che il 30% delle imprese italiane usa la fatturazione elettronica e siamo nel ranking europeo il quinto paese. Questa, ovviamente, questo successo, passatemi il termine, di questo indicatore è strettamente collegato all'obbligo, introdotto ormai 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, di fatturazione elettronica verso la PA. In questo caso, aver introdotto un obbligo per le imprese di mandare la propria fattura elettronica alla pubblica amministrazione ha generato questo successo dell'indicatore e quindi ci ha posizionato in alto. Sui servizi pubblici digitali la situazione, ahimè, è peggiorata. Il nostro Desi è passato dal 17esimo al 21esimo posizione, quindi siamo peggiorato. E se voi guardate, gli utenti dei servizi di governo elettronico
Nel 2016 il 18% utilizzava i servizi digitali, nel 2017 solo il 16%. Quindi non solo gli utenti usano meno internet, meno servizi sono anche digitali. Quindi l'esperienza di e-government, di servizi digitali e attualizzazione, i DESI la monitora come un'esperienza estremamente negativa. È uno dei temi che, ahimè, non ci pone in alto nella classifica. Il tempo scaduto, vi faccio solo notare come in realtà invece sul tema degli open data abbiamo fatto un grandissimo incremento, seppur rimanendo comunque tra gli ultimi dell'Unione Europea, per quanto riguarda la disposizione di dati aperti. Questo è lo scenario, come dicevamo prima, di un digitale pervasivo, dalle grandi opportunità, dai rischi non banali, ma che non può essere lasciato in qualche modo solo a se stesso, ma che va governato. L'agenda digitale europea aveva un obiettivo ambizioso che forse si è un po' perso negli anni. L'agenda digitale invece nazionale e regionale dovrebbe in qualche modo, secondo me, riprendere questo obiettivo ambizioso di dire a me serve questo documento strategico per governare questo cambiamento. Vediamo.